Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò la mia vacanza fatta in Messico 14 anni fa, per l'esattezza estate 2006. Quindi non prendiamoci chiacchiere e partiamo con il video. Allora, partiamo dal primo giorno dalla partenza. Quel giorno mi sono svegliato molto presto, anche se l'aereo partiva sul tardi, nel senso tipo mezzogiorno, con l'esattezza non ricordo, ma comunque partiva tardi. Ma io comunque mi sono alzato molto presto. Organizziamo un passaggio fino a Roma perché il volo diretto Napoli-Cancun non c'era, quindi siamo arrivati con un passaggio a Roma e poi a Roma abbiamo preso il volo diretto per Cancun e abbiamo fatto 12 ore di volo. Il viaggio è stato piacevole anche se lungo, perché durante il volo ci hanno dato le cuffiette per ascoltare la musica, una copertina per dormire, c'erano vari monitor per guardare la TV, per guardare i film e ovviamente abbiamo fatto anche pranzo, colazione e cena durante il volo. Arrivati all'aeroporto di Cancun, prese le valigie e lì ci aspettava una guida, una ragazza che veniva direttamente dal resort. Con un grande autobus abbiamo fatto molte ore di viaggio, durante il quale la stessa guida poi ci ha raccontato e ci ha detto cosa potevamo fare e cosa era meglio non fare, del tipo non allontanarci troppo di sera da soli, era meglio fare le escursioni che loro ci dicevano di fare e roba del genere. Il tragitto è stato lungo, siamo arrivati, era verso sera. Arrivati nel resort non credevo ai miei occhi, poiché era una certa ora, il ristorante era quasi chiuso, chi già era nel villaggio aveva liberato il ristorante, quindi c'erano solamente ancora i buffet pieni di cose da mangiare. Mio cognato, per accorciare i tempi, ci ha consigliato di andare già nel ristorante mentre lui faceva il check-in. Entrati nel ristorante, quasi ero imbarazzato dal dover prendere le cose sul buffet, però ovviamente la fame ha prevalso e quindi abbiamo cominciato a mangiare. Poi ci hanno portato le valigie in camera e abbiamo fatto il primo giretto nel resort per cominciare a vedere com'era, al che poi siamo andati a letto. Allora, primo giorno nel resort. Andiamo a fare colazione e poi cominciamo a girare nel resort per poter guardare tutto e cercare di guardare tutto, che essendo molto grande non è stato possibile l'unico giorno. Poi ci siamo andati a fare il bagno. Una delle cose molto belle e singolari secondo me del Barcellò è che c'è la possibilità di andare in spiaggia, in piscina e cambiare puntualmente anche 100 volte in un giorno il telo mare, e te lo danno ogni volta pulito. La spiaggia era molto bella e ricordo che c'erano già i lettini disponibili, ma non c'erano gli ombrelloni perché lì ci sono le palme. Poi successivamente abbiamo fatto il bagno in piscina perché la spiaggia e le piscine erano vicinissime, veramente c'era una striscia di sabbia con un muretto. Poi bagno in piscina, la piscina gigantesca, c'erano ponti, getti d'acqua e una delle cose molto caratteristiche è che c'era il bar direttamente in acqua, cioè praticamente potevi disporre di bere questi cocktail seduto direttamente in acqua in piscina. Poi finalmente siamo andati a mangiare, i ristoranti, che c'erano più di uno, erano molto grandi, c'era un sacco di roba da mangiare e quindi abbiamo mangiato un sacco. Allora, prima di raccontarvi ciò che ho fatto all'esterno del resort, la mia routine era solamente questa, quella che si svolge in un qualunque villaggio, cioè colazione, pranzo e cena. Però una cosa simpatica che mi ricordo è che c'erano tantissimi cornetti buoni e puntualmente ogni giorno alzavo la posta numerica dei cornetti che mangiavo. Sono arrivato quasi a mangiare. Questo lo fa anche adesso, non è una cosa che faccio adesso. Ma qualcosa del tipo 15 giorni, se ho aumentato uno al giorno, alla fine ho mangiato 15 cornetti una mattinata. Qualcosa di allucinante, comunque buonissimi.
e poi vi racconto delle escursioni. Questa vacanza in Messico è durata 15 giorni e vi assicuro che uscire dal resort non valeva la pena, nel senso che c'era di tutto, si poteva stare tranquillamente là dentro, ogni cosa da mangiare, ogni tipo di svago. Però tecnicamente in Messico ci sono tante altre cose belle da vedere al di fuori del resort. E quindi abbiamo fatto anche un po' di escursioni. Mi ricordo che siamo stati a Chichen Itza e ho visto il castillo, spero di potervi far vedere la foto. Poi sono stato a Rio Lagartos, dove c'erano i fenicotteri e la guida addirittura diceva che c'erano i coccodrilli. Infatti quando ha raccontato questo qualcuno si è un po' spaventato, perché lei giustamente diceva: non vi capita tutti i giorni di poter stare in un luogo e vedere da vicino i coccodrilli, e se non fosse sicuro di sicuro non vi porteremmo. E vi dirò che l'esperienza è stata molto bella. E vi siete simpatico vissuto a Rio Lagartos, quando andammo lì, a parte aver fatto il bagno in questo come cazzo si chiama? bagno in che madonna non si chiama. Episodio simpatico vissuto a Rio Lagartos. Abbiamo fatto il bagno in un'acqua rosa che era salatissima, infatti stava a galla molto facilmente. La guida ci disse di bagnarci con quella terra che c'era lì, che era bianca. Anche io mi feci un paio di corna così, quindi cercherò di farvi vedere la foto. Altre belle esperienze fatte lì e altre escursioni: siamo usciti col catamarano e abbiamo fatto lo snorkeling. Siamo stati a Praia del Carmen, c'erano negozi bellissimi, enormi, con un sacco di cose belle da vedere. Altro aneddoto divertente è che sono stato nel ristorante messicano, che c'erano vari tipi di ristoranti. In quello messicano c'era un cameriere bravissimo, faceva il suo mestiere numero uno. In pratica prese due calici infiammati, accesi con il fuoco, e poi fece una sorta di filo di fuoco così lunghissimo dall'alto, fece uno spettacolo praticamente. E fu bellissimo anche in quel caso. E poi un'altra cosa molto divertente, che praticamente mi ubriacai letteralmente, e fu molto divertente. Usciti dal ristorante, io uscii sotto braccio con mio cognato, al che anche lui era un po' ubriaco, e mi disse guardandomi: ma chi cazzo sei? Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e condividete, ditemi sotto al video cosa ne pensate. Vi auguro anche voi di poter fare questo tipo di esperienza, e mi auguro di poterlo fare presto, quindi al prossimo video.